la demolizione della prima palazzina del complesso Serenissima di Vianelli. Le vedete le ruspe alle mie spalle al lavoro per demolire il complesso Serenissima di Vianelli, una giornata storica per Padova e per il quartiere, esattamente 13 anni dopo quel luglio del 2006 quando esplose la guerriglia urbana proprio all'interno di questi condomini. Oggi le ruspe e un nuovo inizio, qui sorgerà la nuova questura. Un sogno che diventa realtà, il complesso Serenissima cade sotto i primi colpi di ruspa, è il D-Day di Vianelli, il giorno della demolizione delle palazzine ghetto, per anni quartier generale degli spacciatori. Una pagina che la città di Padova vuole cancellare, trasformando questo luogo di degrado nella nuova casa della questura. Qui arrivavano all'alba le volanti per i blitz antidroga, tra qualche anno da qui partiranno per presidiare il territorio. Per la città, una giornata storica. Non è un merito di un sindaco, questo è il merito di tanti sindaci, da Zanonato a Giustina Destro, di tanti questori, di tanti prefetti. Siamo riusciti a fare un'operazione molto positiva. Per questa giornata storica è arrivato in città insieme al sindaco Giordani anche il vice ministro dell'interno, che ha confermato l'invio di nuovi agenti per la questura, che diventa di primo livello. I tempi sono imminenti, si è deciso. La questura di Padova è stata promossa, entra in prima fascia, il che vuol dire che a regime avrà 101 agenti in più. E mentre la ruspa sotto gli occhi vigili degli operai continua a squarciare la prima palazzina, i residenti stappano le bottiglie di spumante e brindano. Guardate lì nel frattempo come un applauso. Il cantiere, aperto a fine settembre, sta procedendo a pieno regime. Ad ottobre l'abbattimento dei garage e la lunga e difficile operazione di sgombero degli appartamenti ancora stipati di mobili, la rimozione dell'amianto e ora la fase finale. La demolizione dovrebbe concludersi entro febbraio. Soddisfatto l'assessore Micalizzi, che ha avuto il compito non semplice di chiudere l'ardua pratica degli espropri. Vianelli, quando è stata chiusa, vi ricordate, con i New Jersey, sembrava Belfast, un quartiere che era chiuso all'interno del proprio quartiere. Mi viene in mente la speranza di tante persone, le tante campagne elettorali fatte con la gente che ci chiedeva: ma questa volta ce la buttate giù Vianelli? Ora il quartiere è pronto a risorgere.